Salve, bentornati alle recensioni Lego di Dito Yuvara. C'ho ancora da montare il Superstar Destroyer, ma boh, adesso me lo faccio regalare a Natale, quindi se ne parla dopo, con più calma e soprattutto non in live in gara con Sto 21, come abbiamo fatto anche questa Batmobile, perché ci siamo uccisi di fatica. Batmobile che se la compravi il day one, ricevevi dal Lego Shop in omaggio quest'altro modello di Batmobile Limited Edition. La 4433, sempre Batmobile dell'89, una versione molto semplificata, piccolina, che è andato già esaurito questo set subito quel giorno. Ho fatto le 2 di notte per ordinarlo quel giorno, meno male perché la mattina già era andato esaurito. Questo è l'alberino di Natale, anche questo credo sia esaurito perché la gente ha fatto troppi acquisti. Set della Batmobile, come potete vederlo, è enorme, è fantastico, è veramente una bellezza incredibile, credo addirittura meglio del Tumbler a guardarle così vicino, perché è proprio mastodontica, un po' come anche proprio la macchina. Lì potete vedere la versione quella che era uscita qualche anno fa, non ricordo adesso in che anno. C'è un sacco di polvere, ma ho provato a risolvere comprando una pompa che aspira e buttate. Vediamo se riesco a risolvere un po' il problema di polvere sul Lego, perché altrimenti i consigli sono di smontare i set, lavare pezzo per pezzo, lasciare asciugare 2 giorni e poi rimontare, che mi sembra un po' una follia. Ritorniamo alla Batmobile. Non ha grandissimi gadget, a parte l'apertura del frontalino, insomma, in cui si può vedere il posto di guida. Poi ve lo faccio vedere nel dettaglio a fine video. Tantissimi dettagli meravigliosi in giro per la macchina. E ha questa cosa qua. Si devono togliere questi due pezzini, se riesco, che sono semplicemente appoggiati, e a quel punto da dietro tutto un meccanismo si fa partire le mitragliette. Eccole qua, pensavo che uscissero di più. Carino, però non essenziale, insomma, però insomma, fa parte del set. Io lo lascerò ovviamente chiuso. L'etichettina è montata questa volta in una basetta girevole molto simpatica. È la prima volta che fa una basetta che non funziona proprio al 100% perché è un po' in truppa, no, sta girando, però molto bella, non pensavo. Molto brutta invece la parte questa con le minifigure, che insomma è proprio basilare basilare al risparmio. Come dicevo, rispetto al set vecchio è come un'altra categoria di macchina, cioè molto più fedele alla macchina originale. È un set divertentissimo da montare perché è pieno di robe strane. C'è ovviamente il problema dei pezzi tutti neri, che rende tutto molto più complicato nel cercare i pezzi, insomma, però tutto sommato ci siamo divertiti un sacco. E basta, mi sembra di non aver dimenticato niente. C'ha delle linee veramente stondate, meravigliose, è una roba fuori di testa. E basta, ci vediamo in futuro per il Superstar Destroyer. Adesso andiamo a vedercela un po' nel dettaglio.